Ma allora alla fine l'hanno cambiata la scarpata d'inizio, eh? Semplicemente doveva aprire il gioco la seconda volta dopo aver finalmente iniziato l'avventura. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti i che sono entrati su Monster Hunter Rise Creator City Sunbreak. L'ultima volta abbiamo incominciato la nostra avventura a difficoltà grado maestro, arrivando all'avamposto di Elgado nel regno natio di Rondine, accompagnata da sua sorella maggiore, di cui ho un lapsus ancora una volta mentale, non riesco a ricordarmi assolutamente come si chiama, Fjorain, ok? Fjorain, che conquistiamo, con cui che abbiamo fatto la conoscenza di parecchi personaggi, tra cui anche l'ammiraglio Galleus, che sta facendo con i cavalieri dell'ordine reale delle ricerche su il misterioso cratere che è tornato, che è comparso nuovamente dopo 50 anni che era scomparso. A quanto pare si tratta del fenomeno che, così come la furia per Kamura ha rotto le scatole al regno di Gondile, sempre nello stesso periodo in cui la furia mise a dura prova la gente di Kamura, e non si sa nulla su questo fenomeno, a parte il fatto che sembra essere legato ai cosiddetti tre signori, ovvero tre mostri potentissimi di queste parti, e principalmente, soprattutto, è legato a Malzeno, il drago anziano che sembra, quando compare questo cratere, uscire da esso e, dopo aver portato distruzione ovunque passi, sparisce poi misteriosamente. Il nostro obiettivo è, come al solito, scoprire perché tutto questo avviene, e il modo migliore per scoprire tutto questo è cacciare i tre signori, vengo proprio chiamati così, tre signori in questione. Ovviamente Malzeno all'ultimo, e da quello che è successo negli scorsi episodi ho dedotto che il primissimo signore che affronteremo sarà non mi ricordo già più come si chiama, comunque il terzo signore che noi non abbiamo visto, quello che abbiamo visto dopo aver battuto il Daino Emitao nei primissimi episodi, vi ricordo essere stato l'Unaragon, cioè il lupone grosso così che ha intuito esce solo di notte. Adesso dobbiamo fare l'amicizia dei Weaver Capaci, una missione in cui dobbiamo far fuori un po' di grana. Abbiamo un Granizucci, un Garguaghi e un Garbaggi. La tripla minaccia di una lama impazzita, la nebbia benefica, un liquido stordente animale incontro. Sarà uno scontro. Ok, è una missione nagata, non l'ho manco letto. Comunque, dobbiamo fare due missioni chiave per sbloccare la prossima missione urgente che ho azzardato trattarsi proprio della missione in cui finalmente affronteremo il primo dei tre signori. L'abbiamo intuito, insomma, si è intuito che sarà lui presumibilmente il primo che porteremo, perché abbiamo fatto la conoscenza dello scienziato dell'avamposto, ovvero il signor Bahari, che è impegnatissimo nelle sue ricerche sul Gallo, lui per l'appunto, deve localizzare all'incirca la posizione del mostro. Una volta che l'avrà localizzato, naturalmente noi lo andremo a malmenare, ma prima si malmena questa gente che manca, avevo letto, che si combatte in arena a masticazzi. Siccome una cacciatora, ho detto, vabbè, piegherò 3 secondi a battere tutti quanti. Sì. I Zucci si è pure portato dietro degli Zucci, perché lui è quello che si porta dietro i guerrieri, no, tra virgolette. Aiuto, qualcuno mi tira una mazzata, per favore, una mazzata, grazie. Ecco. Purtroppo poi dopo mi sono dimenticata del fatto che qui quando premi L non acceleri. Vabbè, comunque. Comunque, se state leggendo in descrizione la data di registrazione di questi video, avrete ben notato che sto registrando nello stesso giorno in cui ho registrato i primi 6 episodi. Perché, come avevo detto, se il tablet si sarebbe ricaricato abbastanza, allora avrei registrato altri episodi durante il pomeriggio, perché c'ho una voglia sfrenata di registrare, altrimenti avrei aspettato il giorno dopo. Il tablet si è ricaricato e quindi forse addirittura riesco a registrare 3 di episodi, se non addirittura 4, sempre se resto nei 30 minuti e non sforo ogni volta. Quindi dovremmo limitare, mi sa, le varie cacce che farò oggi a 2 episodi, perché tenendo conto che una caccia in media dura un quarto d'ora, sarebbe
se ne vuoi fare due arrivi a fare un video di circa 30 minuti, circa. Sempre circa, è tutto un circa qui. Così come circa questi qui stavano per farmi fuori secchi. Ma porca vacca, Francesco, aiuto Francesco, 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 piazza lì. Sì! No, ma porca vacca tutte le volte. Ah, il problema grosso qui non è i zucchi, è il gambaggi il problema, perché addormenta con la sua baba del cavolo e... Ecco. Oh, finalmente il gambaggi c'è il simbolo di quei morte. Cazzo al veleno, eh. Vai così, ti insetto sulla testa. Ultimamente ho ripreso a giocare a Generation Ultimate, a Monster Hunter Generations Ultimate, Generations Ultimate. Non so pronunciare mai quel dannato videogioco, porca vacca. E tipo 5 volte ho fatto fuori i posti così, con un insetto sul muso. Allora, tutti fermi ragazzi, tutti fermi che qui adesso facciamo la sorpresona. Pronti? Pronto ad esplodere, pum! Ho fatto ben 150 danni. Volevo far scena, ragazzi, perdonatemi, ma... Vabbè, una cosa sicura è che devo fare almeno due cacce alla volta, a episodio, ecco. Quindi adesso dobbiamo fare due cacce per sbloccare la missione urgente, che poi subito ci porta finalmente a sbloccare le missioni a 3 stelle. Non importa quale mostro porteremo, per me basta che sia un mostro nuovo, preferibilmente. Sono convinta, io sono pienamente convinta che sia il primo dei tre signori il mostro della missione urgente che affronteremo più tardi. Comunque, perché sono convinta che il primo signore ci sblocca le missioni a 3 stelle, il secondo quella a 4 stelle, il terzo, che è Mazzeno, quella a 5 stelle. Poi dopo ci sarà qualcuno invece che ci sbloccherà le 6 stelle e lì allora affronteremo il boss finale vero della storia. Perché c'è, cioè, chi ci crede, ragazzi, che il boss finale è Mazzeno? Dai, chi ci crede? È palese che non è lui. Dubito che sia lui il generale cratere qui spunta, comunque. Sarà una cosa molto simile a Magnamalo, cioè che si appare durante, appariva, ricordiamoci, Magnamalo durante la furia, ma semplicemente perché durante la furia si può dire che ha una perfetta, ha un momento perfetto per cacciare, perché come ben sappiamo, qui attivo sul cancello un attimo per Aya. Come ben sappiamo, ragazzi, durante la furia arriva una, ma si palesa una marea di mostri, quindi quale momento migliore se non quello per fare caccia grossa? Quindi Magnamalo appariva durante le furie e appare tuttora durante le furie, perché semplicemente c'era tanta gente da papparsi facile, c'era tanto cibo facile, insomma. Beh, è il momento di usare la tecnica giata per passare dall'altra parte e mettere l'arena ancora su. Posto! La stessa cosa, una cosa simile vorrà anche per Mazzeno, c'è qualcosa che lo spinge a saltare fuori e tutte le volte è un casino perché, vista la sua natura, combina un sacco di guai.
La stessa cosa, un'altra storia simile vale anche per il Neo Gigante in Monster Hunter World, che anche lì molto semplicemente lui era un cacciatore che stava cacciando la sua preda perché lui si nutriva di draghi, o dunque noi ce lo ritrovavamo in mezzo durante l'impresa contro lo Zoramagdaros perché anche lui stava cacciando lo Zoramagdaros, quindi per forza di cose. Cioè, in ogni caso i mostri mascotte, tra virgolette, i cosiddetti flagship monster, sono chiamati così, mi sembra in inglese. Quindi i mostri che rappresentano tipo la bandiera, tra virgolette, del gioco di Monster Hunter di turno, non sono mai i boss finali, non sono mai i boss finali, di solito sono quello che viene prima del boss finale, di solito lo precedono, ecco. Perché puntualmente i personaggi fanno, ma come, adesso che l'abbiamo sconfitto, perché le calamità continuano a non finire? È sempre stato così. Dai che entro 15 minuti la finiamo sta caccia, che tra l'altro abbiamo incominciato tra virgolette in 2 minuti di ritardo perché mi sono fermata e inizio ad ascoltare la musica del nuovo menu, che sospettavo che sarebbe apparso un nuovo menu, però prima dovevamo incominciare l'avventura, poi appariva finalmente. Porca vacca che male. Raga, ridendo e scherzando, io comunque non ho assolutamente cambiato l'armatura da quando abbiamo cominciato sto gameplay, eh. Sono ancora l'armatura che avevo alla fine del gameplay di Monster Hunter Guys. Ripeto, spero di riuscire a tenerla fino ad almeno, che ne so, 4 stelle di difficoltà questa armatura. Lo spero tanto. Anche perché l'unico game over che ho fatto fino ad adesso è stato un game over stupido, contro tra l'altro sta bestia qui va eretta, quindi non proprio questo esemplare qui, ma la specie era questa. No, ma lei è molto stupida, mi ha ammazzato il suo veleno, porca vacca. Mi aveva ammazzato. Poi da dove arrivano tutti questi vlog nell'arena? Cioè... come diavolo fanno ad entrare nell'arena? Scavalcano le mura? Penso che l'abbiano costruita apposta per evitare che qualche ospite indesiderato entri, quindi vabbè. Meglio stare zitti. Pensavo di schivarlo correndo via. Oh, buttata a terra, vai, ora si finisce. La si chiude, la si chiude. Ho detto che la si chiude. Oh, cioè quando provo a indovinarla non azzecco mai. Quando invece penso che fra un po' finisco. Cioè in bello posto. Non azzecco quando vinco e compenso quando immagino che manchi ancora un po' vinco. Sì, i soliti suoi delle saette del mouse da drago. Cioè ormai è diventata una cosa fissa, perché è l'effetto dell'armatura. Vi faccio un attimo rivedere com'è il mio stato quando si attiva il Dalus, eh. Cioè,
La benedizione di Vastax, signore. Non mi ricordo se si chiama effettivamente così l'abilità, ma vado a verificare. È proprio un effetto dell'armatura, non mi ricordo il nome però effettivo. Vabbè, signori, Tezzara, Gemma, Wyvern. Niente, è constatato che ho la benedizione di qualcuno durante i master. Cioè, durante questi gameplay io ho letteralmente la benedizione di qualcuno, perché questa è la terza rara gemma, cioè, della rarità più alta che trovo. È allucinante. Allora, è completabile una richiesta. Lavoro degno di un cavaliere, vediamo. Allora, ah sì, dovevo consegnare qualcosa. Hai completato la missione nobile oscura con successo. Sei davvero l'audace. Ora posso finire la pozione del sonno. Non temere, creerò una bevanda che piegherà i mostri più potenti. Tutti vi loderanno. In segno di riconoscenza ti insegnerò a creare un'arma speciale. Va alla forgia e usa degnamente il mio dono. Dago fruttini pesanti. Testa armatura pesanti. Queste mi interessano altro che le armi. Comunque, qui parliamo ancora con la principessa. Avevo detto che cosa volevo fare dopo. Non al teco dell'antichità, volevo fare la minaccia fangosa, sinceramente. Perché sì, uno strano muro mi servirebbe da fare perché c'è una missione secondaria che richiede dei materiali di basario. Insomma, io volevo rivedere Giuratodos, che da un po' che non lo affrontavo e con tutta sincerità è uno di quei mostri pesce che cioè, meno mi infastidisce quando lo affronto, dunque... Ah sì, volevo vedere come si chiamava l'abilità dell'armatura. Un secondo che la controllo, Salta. Allora, è stato... com'è che si chiamava? Risentimento... Bonus difesa... Cuor di drago si chiamava, cuor di drago. Non benedizione di Vastax, cuor di drago. Vabbè, qui mostri grandi, aggiornato i grandi zucci. E si va... Cioè, questo è il fischio della nave, suppongo. Ma mi piace davanti comunque che ci sia la mappa del mondo di Monster Hunter rappresentata. Mi piace troppo. Anche se si limita solo naturalmente a Elgado e Kamura. Mi piace assai perché mi fa dire, cavoli, abbiamo anche la geografia di Monster Hunter, no? Perché è una cosa mica da poco, Allora, aspetta, ho appena visto che... Ho visto che il nostro pescione di quinta generazione si trova vicino al campamento secondario, dunque andiamo. Parlando di pesci, spero vivamente che non abbiano riportato nessun mostro pesci in questo DLC, programmatori? Al massimo l'Avers of è concesso, che è come giurato rosso ma più vecchio, cioè prima hanno inventato l'Avers of e poi è venuto il signor giurato rosso. Sono cugini però sono cugini di primo grado, ecco. La faccia è la stessa. Il bello è che ho detto che... Madonna, che male mi ha preso lo stesso. Dicevo, Giuratodos è uno di quei mostri pesce che meno mi infastidisce. Tuttavia in Generation Ultimate, ragazzi, tutti quanti sono odiosi. Dall'Avazios al Plesios vanno tutti schifo. Per questo spero ovviamente che non siano venuti in mente i programmatori di portare mostri così sadici. E comunque parlando di mostri nuovi affrontati, siamo ancora a quota 2, che è bassina come quota, siccome io mi aspetto di affrontare almeno una ventina di mostri nuovi tra varianti, mostri vecchi e roba varia. Sono convinta, ragazzi, che il grosso del DLC arriverà con le 4 stelle, se non direttamente dalle 3. Cioè a partire dalle 3 cominciano, forse o dalle 4 o dalle 3 comincerà ad apparire la gente nuova. Ok, perfetto.
Ok, il problema di sto attacco poi non è solo il fatto che devi schivare l'attacco al centro, cioè pure il rischio che ti becchi il fango attorno, capito? Ma cavolacci, dimmelo prima lì quando suoni. Ecco. Sprecato un pronto soccorso. Ah, che in tutto questo io, mentre pranzavo, non sono riuscito a trovare soluzione al togliere di mezzo le scritte che mi dicono gli attacchi che posso fare. Per il fatto che c'è questa nuova funzionalità dei rotoli che non è mica male, il problema è che, mannaggia, se solo si potesse togliere tutte le scritte che ci sono, ecco. Quello sarebbe il massimo. Perché tu dici, dopo un po' uno ne impara le mosse, no? Che sa, no, bisogna sempre mettergliele davanti. Ok, sei incazzato, vai! Vai, unitore. Non fa tanti danni il mouse da l'acqua, il tipo acqua, ma invece incredibilmente dà pure il mouse da acqua al Giugatodus. Corteccia, frammento, zanna dura e ok, in tutto sono materiali belli. Ah sì, è vero, il mouse d'acqua ammorbidisce la pelle la pecca del Giugatodus, però ricordiamoci che è questa: quando vede che perde fango se lo rimette tutto e io non riesco a fermarlo come riuscivo a fare in World, non ce la faccio proprio. Mamma mia, per poco non mi prendeva. Adesso se venisse anche quel bel Langeart che vedo lassù, ma mi sa che non verrà mai perché Giugatodus sta perennemente nell'acqua e Angenat non si avvicina mai neanche involontariamente all'acqua. Sto attacco con la coda è nuovo o sbaglio? Questo è vecchio. Ok, l'importante è tirare sempre mazzate sulla testa e sperare di non divenire solo di affuga e sentire la larva che fa. Così, ecco. Ah, mannaggia! Ok, qualcuno l'ho avvelenato, grande ragazzi. Di nuovo fiorellini per me. Cioè fiorellini, frutti curativi. Resta nel cerchio preferibilmente già da personaggio. Niente. Perché non penso neanche a gli sto facendo più danni, penso solo a lo malmeno. Dico qua perché dovevo finire di accogliere le mie sostanze col chinsetto. Porca vacca. Micchia, o l'ho fatto sorbalzare, cioè o l'ho fatto uscire perché quello tipo era la goccia, e quella era tipo la goccia che faceva traboccare il vaso e l'ho. No, mi sa che forse l'ho fatto venire uno spavento, non lo so.
ma è vero, dicevano sempre che il punto debole del giurato non sono le gambe. Adesso ho capito perché. Gli ho spaccato. Gli continuavo a colpire le gambe e lui ha perso il fango sulla coda. Oddio, no, 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 fa! In acqua, in acqua! Ecco, si ricopre tutto di nuovo. Dai, già la ce la puoi fare a bloccarlo. E invece non ce la faccio, mannaggia. Dai che è di nuovo fuori, dai che è di nuovo. Niente, si ributta in acqua. Come le anguille. Ecco, questo è nuovo, mi sa. Tre alla volta. Adesso romperà la fisica e infatti ha rotto la fisica. Oh, sembra che veramente coprire le gambe funzioni, perde fango. Adesso dopo 4 anni che conosco il giurato si è finalmente capito perché le gambe sono il punto debole. Adesso l'ho capito, sì lo so ragazzi, sono ritardo a taglia io. Ma d'altronde è successo una volta che un gioco che giocavo da bambina, ad esempio, capì come finirlo 10 anni dopo. Il famoso Spyro 4 di merda. Non puoi nuotare nella terra contro la fisica. Invece di nuotare, lui nuota lo stesso, lui può. Vai, va che ruggisce. Olè, guarda, gli ho tolto il fango dalla zampa. Cazzo, va al verde di nuovo. Ma con verde non intendo che ho finito i dindi, quelli ce li ho. Grazie quindi per avermi ripiantato il fiore. Oh, fra poco dovrebbe apparissimo di premorte. Siamo a 10 minuti di... siamo, cioè, il secondo... abbiamo finito il terzo round, prima apparissimo di premorte arriverà. Adesso passiamo al quarto round. Perché i più bravi giocatori sa che siccome si ricopre di fango gli tolgo meno del solito. Dove cazzo è la testa? Non era finita. Ma comunque adesso intendo registrare 2 episodi, poi se riesco a registrare un terzo episodio ben venga. Vai, già la spacca di la coda come ai vecchi tempi, Dove cazzo va? Andrà a ricoprirsi di fango come minimo. Guarda lì che infama. Se mangia il povero Slakoth, ok? Che Slakoth sono dei figli di Troia. Però sono, cioè, sono proprio degli stronzi come animali. Tu sei tranquillo, loro se la prendono sul personale.
e ti attaccano. Di nuovo si ricopre di fango. Sta battaglia, ragazzi, durerà 20 minuti solo per questo. Non riesco ad andare avanti, cavolaccio, mi hai detto fango. Mannaggia a me quando ho detto ma anche mi mancava questa faccia da pesce adesso. Non gli ho mai corrotto una parte, quello è bello. Oh, ok, ho parlato. Beh, sarà meglio che mi curi. Oh, simbolo di premorte finalmente. Però poi dovrò ritornare a fare scorta di bombe se comincio a usarle in tutte le missioni. Ok, tanto il ludo friare finché non lo tocco. Amici siamo. Oh, l'ho bloccato davvero? No, non è vero, non l'ho bloccato un cazzo. Allora, ricordiamoci che... Allora, il simbolo di premoto, se non mi ricordo male, appare quando il mostro scende sotto il 10% di vita. O il 15%, no, era il 15% mi sembra.
Oh, il più grosso era questo. Bene, signori, siamo a 38 minuti. Ci fermiamo qua nel prossimo episodio. Allora, questo episodio ho deciso di fermarlo adesso. Ho deciso adesso, lo fermerò quando prenderà la schermata di caricamento. Nel prossimo episodio quindi partiremo con subito i dialoghi che ci dicono: oh, c'è una nuova missione urgente. E scopriremo chi sarà il prossimo mostro che dovrà affrontare, che... cioè, secondo i miei calcoli ci farà sbloccare le missioni a difficoltà 3 stelle. Mannaggia me quando ho detto Bassida, ci avrete affrontare il giurato adesso, quando mai avrei dovuto fare la missione con Izuchi e Rathian. Erano 10 volte più godibili. Ma finisce perfetta la musica. Diciassette minuti è comunque un buon tempo, dai.